Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Samurai Warriors 5 per quanto riguarda la rubrica non solo indie. Il gioco è sviluppato dai Koei Tecmo Games e è stata questa un'opportunità, mi hanno proposto di portare questo gioco e dato che non ritengo questo gioco un indie, ma un gioco che comunque in Italia potrebbe essere definito di nicchia, mi sento di portarlo, anche perché questo probabilmente è il primo Musou che io porto sul canale. Il gioco è ambientato in Giappone, si differenzia dall'altra saga, Dynasty Warriors, se non ricordo male. È ambientato in Giappone durante l'età Sengoku, che io ovviamente non conosco troppo, perché io del Giappone non so tantissimo, non sono un vero appassionato di arti orientali, insomma, però è un gioco con una storia, con diversi eroi che noi potremmo interpretare, falciando decine, se non centinaia o migliaia di nemici ogni missione. Come vi dicevo, è un gioco di nicchia perché in Italia probabilmente lo conoscono meno e ha dei requisiti, per potervelo far piacere, insomma, abbastanza elevati. Primo, dovete adorare tremendamente quello che è la cultura guerresca del Giappone, dell'Oriente in generale, anche perché Dynasty Warriors è ambientato in Cina qua, Samurai Warriors uscito all'inizio 2004 e adesso dopo anni e anni, nuovo capitolo, il quinto. Insomma, è un gioco che non è in italiano, questo è il punto, dovete essere appassionati di Giappone, di combattimenti, di samurai e soprattutto per godervi la storia perché la parte integrante comunque di tutti i giochi orientali è sempre e comunque la storia. Ecco, dovete avere questi requisiti qui. Poi, se vi va, rimanete a vedere il video perché ringrazio ancora la PR che mi ha consentito di avere e portare questo gioco. Il gioco si divide in, diciamo, diverse modalità, ma al momento sono bloccate perché dobbiamo completare il Nobunaga's Path del capitolo 1. Per sbloccare la seta del mod, per sbloccare il Vault, stessa cosa, quindi il gioco andrebbe giocato essenzialmente in pad, ma lo giocheremo in italiano, in mouse e tastiera. L'ho trovato abbastanza godibile anche in mouse e tastiera, quindi insomma non lo giocheremo in italiano perché non è in italiano. Allora, qua c'è, come tutti i giochi giapponesi, orientali, insomma, una vasta introduzione con delle belle immagini, devo dire, io ho già giochicchiato all'inizio. E ci parla di quello. Questo è il periodo Muromachi, è l'anno 1467. Un'interna potenza, insomma, ha minato la successione del sovrano nella Onin War, nella guerra di Onin. Quindi il disastro, insomma, è arrivato dalla capitale alle periferie e inglobando presto tutto il Giappone. Tus ha iniziato la Sengoku era. 10 anni di battaglia hanno lasciato il shogunato in disarmo, insomma, in disastro, insomma, in devasto. Questo con la potenza. Ok. L'inglese non è neanche facilissimo, vi dico la verità. E c'erano questi guerrieri, diciamo, assunti, Seasoned Warriors, insomma, i samurai. I samurai, che io sappia, sono dei guerrieri che hanno un padrone. I Ronin invece sono quelli senza, se non sbaglio. Però, se c'è qualche appassionato potrà sicuramente correggermi e vi chiedo con altrettanto zen orientale di non cedere a insulti se dovessi dire qualcosa di sbagliato, perché poi so anche che gli appassionati di giochi orientali sono abbastanza suscettibili. Questa è pressoché una grafica che va un pochino ad assomigliare a quella del gioco, ma vediamo di saltare le introduzioni e lo portiamo. Allora, una cosa da dire, il gioco costa 69 euro su Steam, questo è il prezzo, è un prezzo da console.
Iniziare la storia di Nobunaga Oda. Selezionando e ripulendo gli scenari, sbloccherai nuovi scenari. Per iniziare, inizierai da... Ok, potrai cambiare la difficoltà premendo il tasto I. I che dovrebbe essere il tasto destro del mouse. Comunque, adesso andiamo. E qua è l'introduzione. Loro stanno preparando un assalto. Appunto, come vi dicevo, c'è la storia che viene raccontata. Questo è Oda. Lord Nobunaga, siete sicuro di questo? Ah, sono arrivati. Non sembra molto sicuro. Li prenderemo. Ce ne sono solo alcuni di loro. Hanno lasciato giù la loro guardia. Se non ci prendiamo un rischio ora, saremmo sovrastati dal caos. Mataza, pensi che perderemo? Non me lo chieda, non chiedetemelo, io credo in voi. Andiamo. Ricominciano i disegni. Anno 15, seguendo il collasso del governo si era fermato, vai, non sono riuscito a leggere. È sotto queste circostanze che un giovane uomo chiamato Nobunaga Oda è salito al potere. Nobunaga, spinto dalla curiosità, ha speso i suoi giorni giocando con gli amici d'infanzia. Vabbè, insomma, questo è il suo passato. Scusate intanto che sistemo una cosa. Saltiamolo, dai. Non vi voglio spoilerare la storia, ma voglio farvi vedere l'essenza del gioco. Per ogni scenario sceglieremo un personaggio giocabile. All'inizio puoi solo scegliere Nobunaga Oda. Tuttavia, come la storia continua, il numero di personaggi sarà aumentato. Arriveremo circa 27, se non ricordo male. Scegliamo il nostro personaggino con le sue specifiche e il suo livello. Allo schermo della preparazione della battaglia puoi vedere i dettagli della battaglia che sta per arrivare. Dopo aver controllato le condizioni di vittoria, le condizioni di sconfitta e le location degli ufficiali, seleziona e inizia la battaglia. Quindi qua possiamo vedere l'equipment che andremo a sbloccare più avanti, quindi potremo equipaggiare i nostri amici, insomma. In alto a destra vedete il blu e il rosso, quindi sono i due eserciti, da dove entriamo noi e dove sono loro. E gli ufficiali sono quelli che abbiamo noi, vedete che sono vicini. Nobunaga Oda, che siamo noi, e Toshi Maeda. E niente, poi il resto è battaglia. Qui c'è la storia e si comincia. Che cos'è il museo? Il museo è questo. E non pensate che ce ne siano solo di questo tipo, perché è uscito anche uno Zelda, una sorta di spin-off di Zelda, completamente museo. Quindi, quello che voi dovete fare è, dice, premendo il tasto J, che sarebbe, sì, perché il gioco è giocabile anche completamente con la tastiera, quindi ruotate la visuale con la tastiera, combattete con la tastiera, me l'ho trovato abbastanza scomodo. Il tasto sinistro per fare un attacco normale e il tasto I, che sarebbe il tasto destro, per fare un attacco potente. Quindi in pratica adesso il gioco ci guiderà a fare attacchi semplici, quindi in questo caso ce lo fa premere ben 4 volte. Ora dobbiamo fare un attacco potente seguito da un attacco semplice con un attacco potente dopo, quindi 1 e 2 e di nuovo 1 e 2. Vedete che poi i nemici non è che cadono e muoiono, hanno una vita, quindi spesso li fate rimbalzare. E adesso dobbiamo fare un iperattacco per 4. Intanto il gioco ci ha segnalato che c'è un obiettivo, che è la truppa più avanti. Vedete, però la faccio 4 volte, li faccio rimbalzare in aria più volte in modo da... Ok, la situazione in battaglia può cambiare drammaticamente e compariranno sempre nuovi obiettivi, nuove ricompense. Così. Ok, intanto spianiamo sti qua, vediamo se sono tutti giù, sì. Graficamente è un po', diciamo, shader, non è, diciamo, all'avanguardia la grafica, però non è quello il fatto di... Ora dobbiamo premere I e poi premere J, quindi I e poi J. Premi
Quindi preme l'attacco normale, ok, e poi l'attacco potente e poi il normale. Ho fatto i punti, come in tutti i giochi di questo tipo ci sono le combo, cioè più danno fate ai nemici consecutivamente più guadagnate punti, per quando vi fermate, fermate la combo e così via. Adesso stiamo continuando. In basso a destra vedete il numero dei nemici. La prima volta io ero arrivato a un punto in cui ne avevo fatti 300, quindi l'avevo messo come metro di paragone, ma direi che andremo molto oltre questa volta. E lo stiamo giocando ovviamente a facile. Adesso ci viene segnato il primo obiettivo, Tadakatsu Honda, che è il primo generale nemico che dovremmo andare a spianare. Dovremmo tenere sempre d'occhio dove sono i nemici, perché adesso stiamo tornando indietro perché ci eravamo lasciati indietro. Dopo un po', in basso a sinistra vedete che c'è la mia vita in verde e c'è una barra viola, rosina, che va a riempirsi. Quindi io adesso sto liberando un po' le retrovie perché devo andare ad attaccare il generale nemico. Io voglio usare quella barra lì per scatenare la Muso Mod. Quindi andiamo a scatenare tutta la forza. Il bersaglio è questo, che ce l'ho di fronte, e col tasto F vado a lanciare la mia mossa, che è completamente automatizzata e falcia qualsiasi cosa si trova davanti. Poi c'è anche l'animazione finale e abbiamo fatto anche un bel danno. Ora andiamo avanti. Poi c'è ovviamente la storia, essendo in un inglese abbastanza difficile, dovete guardare il combattimento, leggere le scritte e soprattutto è meglio conoscere un minimo l'inglese per poter comprendere che cosa sta succedendo, i vari intrighi all'interno del Giappone che questa storia ci va a raccontare. Io sono sicuro che anche in Italia questa serie o questa ambientazione abbia parecchi fan, spero di beccarne qualcuno, magari di scambiare un paio di opinioni. Diciamo che giocandola facile, come dicevo, non è difficilissimo, è abbastanza tranquillo. A livelli difficili dovete porre più attenzione ai nemici che avete intorno, guardarvi meglio intorno, ruotare meglio la visuale, cercare di non trovarvi accerchiati. Lì dietro c'è ancora qualcuno in battaglia, ma noi stiamo andando avanti, io e l'altro eroe che vedete segnato sulla mappa con il simbolo dell'elmo. Abbiamo un altro obiettivo, che in realtà sono due, Motonobu Okabe e Yasuyoshi Asahina, che sono i due. In aggiunta ai soldati incontrerai molti ufficiali sul campo di battaglia. Fai buon uso del blocco della camera di movimento, ok. Premi il control sinistra per proteggere te stesso dagli attacchi frontali. Esegui un perfetto blocco premendo control sinistro quando il nemico sta per attaccare. Il nemico perderà il bilanciamento e ti darà l'opportunità di... Ok, premendo la V mi tengo l'ufficiale più vicino, ma quello vabbè, chi se ne frega. Premendo questo invece la parata, vedete che se io gli do la parata al momento giusto, vediamo se ce la faccio. Non mi attaccano neanche, ci sono proprio delle, come tutti i Musou, vedete che ha perso l'equilibrio. Sì, come tutti i Musou hanno quasi paura ad attaccarci, sono un po' dei minion che devono essere sconfitti da copione. Intanto però vorrei ricaricarmi l'abilità in modo da scatenare tutta la mia furia sull'altro, ma anche se di sto passo il primo l'abbiamo eliminato, devo usare un'altra parata, quindi... Ok, ho usato anche la seconda parata. Dov'è il secondo generale? Di là. Sì, poi è divertente, già potuto dire. Abbiamo anche recuperato, stiamo continuando a recuperare, non so se dell'oro. A un livello aumentato, il tuo personaggio guadagna esperienza sconfiggendo i nemici. Quando il tuo livello di esperienza raggiunge un certo quantitativo, il livello aumenta. Livellando ottieni vari bonus, abilità aumentate e nuovi attacchi. Ok. Ula, mi ha dato una palata questo. Aia, ma io ho la mossa speciale. E adesso colpo finale. L'ho mandato in orbita. Adesso ti sistemo io, finisco di sistemarti io. Ah no, scappa!
Guarda che scappa verso la città. Vedete che la zona sta diventando blu in base a quanto noi l'abbiamo conquistata. Lo devo aver sorpassato. Ok, scusi signore. Se l'altro eroe mi desse una mano invece di stare a guardare, anche quello che tiene la... Ok, bravo, molto bene. Ok, l'abbiamo sconfitto, abbiamo aperto il cancello e ci approfittiamo. A dire la verità, potremmo fare una cosa di questo tipo, andare a spazzare via tutti i nemici. Abbiamo nuovi bersagli adesso. Cioè, potremmo andare a liberare completamente questa zona. Vedo che c'è ancora qualcuno lì dietro. Se li liberiamo, magari diventa tutto blu e siamo più tranquilli. Non che... Però, giusto per completezza, calcolando che è abbastanza, diciamo, scaricante questa cosa del... Ok, abbiamo svuotato quasi tutto, mancano questi quattro qua che... Sembra un po' il combattimento con Bud Spencer in cui uno inizia e ti continua a picchiare sulla spalla e poi gli dicono, beh, adesso basta però. Ecco, più o meno siamo lì. Ok. Ma non muoiono mai sti qua. Ok, quello con la bandiera l'abbiamo tirato giù, adesso è tutto blu. Ok, è diventato blu tutta la zona qua. Gold più 20. Il nostro amico ci sta ancora aspettando. Andiamo, andiamo, andiamo. Ci aspettano qua i cancelli. E dobbiamo andare a demolire i nemici. Aspetta che... Sistemiamo questi prima. Così mi carico bene anche la barra, così li uso addosso agli altri boss mega galattici. Ok, poi sicuramente riaffrontando magari delle missioni avremo la possibilità, andando avanti, di avere dei nuovi personaggi. Beh, andiamo avanti adesso. Questi due qui, poveretti, hanno finito la comparsata. Niente, dai, andiamo avanti. Non stiamo conquistando, però ne abbiamo già uccisi, ridendo e scherzando, 541. Aia, questo è già uno. Aia, questo qua è una cera che fa maluccio, però aspetto di avere... Fortunatamente sto facendo un po' di combo perché... È stato abbastanza ostico come cosa. 200 di esperienza. Sì, se mi deste una mano anche voi. Stanno già pestando uno dei principali nemici. A breve adesso caricheremo l'abilità Musou. Ma come rimbalzano sulle pareti. Sicuramente non punta ad essere una sorta di Total War, questo senz'altro. Non vengo a dirlo certo io. Via. Falcio tutto quello che trovo. Dai. Attori, qua lo finiamo. Si chiama Attori. Ula. Ma ha dato una palata senza vergogna. Dai, alzati! Non è così scarso, il tipo qua. Dovremmo forse abbattere un po' di gente prima? Ma ancora! Aia! Devo dire che per essere uno comunque il primo che gioco io di questo tipo, non è male perché il combattimento, ok, lo affrontate con abbastanza tranquillità, ma i capitani non sono così semplici. Soprattutto quando incontrate qualcuno con qualche potere particolare. Infatti adesso stiamo falciando, è proprio un antistress totale, farli saltare per aria. Ne abbiamo uccisi 600 da soli. Facciamo un po' di pulizia qui, colpiamo easy easy. Eccolo là, 80.
Ma è scappato. È scappato. No, indietro. Dato di là. Eccolo lì. Sta combattendo contro l'altro, il nostro socio. Che si sono aggiunti altri personaggi insieme a noi. Aia. È una donna questa. Usare un po' di tattica qui perché inizia a diventare giallo, quindi ho bisogno di ricaricare un po'. Vado a prendere un attacco potente uccidendo altra gente. E qua arriviamo nella città alta col boss finale di là. Devo ancora capire esattamente come funziona la ricarica della vita. Tuttavia, ah sì, 50 più 50 di vita adesso ho ricaricato. Vado a uccidere quella di prima. Ok, l'abbiamo sistemata. Perfetto, andiamo a conquistarci adesso l'ultima parte. Chiama la mount spazio OE quando sei vicino a un cavallo. Ok, no. Spazio, no, E, ok. Ok, si va a cavallo. Che spettacolo! Beh, ci sarà lo scontro finale adesso. Sì, anche se non lo trovo molto. Premi F per entrare in modalità rabbia. Sarà una modalità... Ah, così. Modalità di rabbia. Non si capisce più niente. Il boss è questo. Il boss finale è questo. Però non voglio premi F. Ma non mi piace, voglio scendere a combattere io. Ok. Perché vuole farmi fare a tutti i costi l'attacco frenzy, che è quello degli animali. F. Ma l'ho già fatto. Cioè, c'è una. Dovrebbe esserci un'altra barra che fa salire l'incazzatura dell'animale, però io l'ho già usato, non me l'ha calcolato. Dai, fatemi scendere che voglio sconfiggerlo così. Aia! Oh, fortuna che questo tizio qua mi dà abbastanza una mano. Dai, attaccate, cazzabubolo! No, non riesco a farlo. Vabbè, comunque... Ci sono zone in cui non si può andare. Vabbè, intanto spianiamo sti tizi qui. È un premere in modo forsennato i tasti sulla tastiera e il mouse. Però... Cioè, devo dire, ha il suo perché anche questo gioco. Sì, ci sono delle zone in realtà... indietro, dove ci sono ancora alcuni nostri ufficiali che stanno combattendo, però ci stiamo mettendo una vita a buttarlo giù il boss. Non sembrano neanche esserci limiti al
all'utilizzo di questo attacco più potente. Intanto in alto a destra, in alto, vedete quanto abbiamo noi la vittoria sul nemico, un po' alla, in questo caso alla Total War. Devo fare attenzione a non attaccare per sbaglio qualcos'altro che... Vedete che l'ho sbilanciata? Dovremmo aver fatto. Ho perso. Umilmente non ho visto che cosa ci fa. E abbiamo vinto. E c'è il punto di fuga adesso. Dove si va via, anzi dovremmo già averlo preso, e c'è completata la missione, dove noi abbiamo battuto lei. La teniamo come ostaggio. Ma è un uomo o una donna? Va bene, skip, che andiamo avanti. La storia va avanti. Mi piacciono molto questi tipi di città. L'ho iniziato ad apprezzare con gli... con gli Shogun. Ok, abbiamo fatto tutti gli obiettivi tranne uno, e non sappiamo qual è. Probabilmente liberare tutto il campo di battaglia, cosa che non abbiamo fatto. Ci abbiamo messo 14 minuti, abbiamo fatto un ottimo punteggio, tutto S super, ma tranne il tempo potevamo essere più veloci. Abbiamo ottenuto dell'oro, abbiamo ottenuto dell'esperienza, abbiamo livellato, ho fatto 4 livelli, abbiamo livellato anche la spada. Abbiamo sbloccato nuovi attacchi. Abbiamo sbloccato nuove armi. Hai acquisito un'arma che può essere equipaggiata al personaggio. Le armi equipaggiate possono essere cambiate nell'equipaggiamento, nella preparazione alla battaglia. Ok. Le armi possono essere ottenute non solo sconfiggendo i nemici, ma anche distruggendo le scatole di bambù sui campi di battaglia. La rarità dell'arma è anche ottenuta anche dalla difficoltà. Ah, ognuno ha delle... Prendo questa che ha lightning, fulmine. Quindi dovrebbe far danno fulmine. Va bene. Benvenuto al mio castello. Quando tu finisci uno scenario, tornerai alla tua base, questo castello. Al mio castello sarai in grado di intraprendere varie attività, come progresso alla storia. Prima di tutto, seleziona match tu, per continuare la storia. E qua abbiamo lo shop, le stalle, il fabbro, quindi andremo a fare varie cose. E in questo caso vedete che andiamo a fare vari scenari. Quindi diventa interessante perché qua c'è aperto il castello, quindi il dojo non so cosa sia, ma il blacksmith mi permetterà sicuramente di fare delle modifiche alle armi. Lo shop di acquistare altri oggetti, le stalle scegliere magari la cavalcatura che abbiamo visto prima. Questo era la Muso Mod. Poi aspettiamo di completare il primo capitolo e poi andremo a fare, vedete che questo dovrebbe essere tutto il primo capitolo. La difficoltà easy, se andiamo su E possiamo scegliere normal o hard. Diciamo che mi sono trovato anche abbastanza in difficoltà con gli ultimi 2-3 boss, perché erano veramente forti. La difficoltà è 1, una stellina su questo scenario, quindi, e anche su quello di prima, e ne abbiamo completati 4 su 5, quindi... Ce n'è da fare. Quindi, ragazzi, questo era Samurai Warriors 5. Ringrazio ancora il PR per l'opportunità, gli sviluppatori, di avermi fatto provare questo titolo, di avervelo portato in video. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate di questo genere, anche del video in generale, se volete discutere un attimino di quello che è il genere Musou. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.